Ciao ragazzi, benvenuti ai pronostici della 37esima giornata di Serie A, la penultima e quindi anche purtroppo per gli amanti di questa rubrica la penultima puntata dei pronostici appunto della Serie A. E cominciamo subito perché cominciano a diventare poche le giornate, quindi assolutamente ogni partita diventa importante. Benevento-Genoa, una partita dove le squadre qua non hanno più nulla da chiedere. Benevento è retrocesso da 2-3 giornate, Genoa è salvo, quindi assolutamente nulla tanto da chiedere, se non appunto secondo me qua do il risultato, secondo me qua il Benevento può fare il risultato e secondo me viene fuori un X tranquilla, quindi X. Inter Sassuolo di sabato alle 20:45, una partita molto importante per l'Inter, perché attenzione, perché questa partita può, secondo me l'Inter vince, chiaramente in caso contrario può compromettere la rimonta in Champions che ha fatto l'Inter, quindi secondo me l'Inter vincerà col Sassuolo e metto l'1, ecco, 1 dell'Inter. Alle 15 domenica Fiorentina-Cagliari, secondo me la Fiorentina vincerà col Cagliari, è rientrata in gioco per l'Europa League, ricordiamo che la partita di ieri sera ha escluso al Milan la possibilità della Coppa diretta, della qualificazione diretta e tramite Coppa Italia, in quanto ha perso la finale, quindi in Coppa Italia andranno la quinta, la sesta e la settima, in Europa League andranno la quinta, la sesta e la settima. Problema però è che la quinta e la sesta andranno direttamente, la settima farà i preliminari, quindi Fiorentina che è rientrata in gioco nettamente per il posto in Europa League, perché a questo punto a soli 3 punti c'è il Milan che la Fiorentina affronta l'ultima giornata, ma non deve fallire la partita col Cagliari, quindi Fiorentina-Cagliari metto 1. Attenzione perché il Cagliari comunque a sua volta non può rischiare, perché sta veramente per retrocedere, ma la Fiorentina sta bene e secondo me vincerà la partita. Bologna-Chievo è una partita interessante, Bologna ha già dimostrato che con la Juve di giocare le partite, ma il Chievo ha bisogno di punti. Il Chievo è abbastanza in forma, si è scrollato un po' di tossine, secondo me il Chievo vincerà, quindi gioco l'X2, non proprio il 2. Crotone-Lazio credo che sia uno degli snodi cruciali della corsa alla Champions, perché è una partita molto difficile per la Lazio in quanto il Crotone è in palla e deve salvarsi. Attenzione perché potrebbe esserci sorprese, quindi io gioco X2 Lazio, ma attenzione ma potrebbero esserci sorprese importanti. Torino-SPAL, io qua non ho molti dubbi, il Torino anche col Napoli ha pareggiato proprio perché il Napoli non è sceso in campo, la SPAL ha bisogno di punti, io credo che la SPAL vincerà a Torino, quindi mi gioco un X2 anche qua, ma credo che la SPAL più 2 che X, quindi un X2 più verso il 2. Verona-Udinese, io credo che qua invece sarà l'Udinese di Tudor a vincere e quindi mi gioco il 2. Atalanta-Milan alle 18, proprio per quello che dicevo prima. Attenzione perché il fatto che il Milan abbia perso la Coppa Italia è rimesso in gioco tutti. Attualmente l'Atalanta è qualificata ai preliminari, ma battendo il Milan potrebbe qualificarsi senza preliminari all'Europa League. Tra l'altro l'Atalanta battendo il Milan nella contemporanea vittoria della Fiorentina, il Milan potrebbe trovarsi fuori dall'Europa League domenica sera. Quindi attenzione perché il Milan è un momento delicato, ha speso tanto ieri sera, non è stata una partita che all'acqua di rose, il Milan ha provato a giocarsela e non gli è andata bene, ma ha comunque corso tantissimo, i giocatori ieri erano stremati, quindi attenzione, non mi stupirei dell'1 dell'Atalanta. Alle 20:45 in contemporanea Sampdoria-Napoli e Roma-Juventus, io credo che qui si deciderà il campionato, nel senso che si chiuderà il campionato, che secondo me è comunque già deciso, perché anche mettendo caso che la Juve le perda tutte e due, dubito che Napoli vinca con quella differenza lì. Roma-Juventus è una partita, secondo me, comincio con Sampdoria-Napoli, che è più complicata, perché la Sampdoria a questo punto rientra in gioco per i preliminari d'Europa League, anche lei. E Napoli non ha quasi più niente da chiedere, se non provare a tenere in piedi la partita. Non mi stupirei della vittoria della Sampdoria. Partita secondo me da 1x questa qua, ma secondo me il campionato comunque finirebbe perché la Roma ha bisogno di un punto per la Champions, la Juve ha bisogno di un punto per lo scudetto, soprattutto in caso di vittoria di Inter e Lazio, la Roma secondo me non va a rischiare di perdere il treno Champions League così,
a caso, cioè secondo me a quel punto lì le squadre faranno una partita molto, molto chiusa, una partita che va bene a tutte e due, pareggio tra luce e vino e via, perché secondo me veramente a questo, quelle partite di fine stagione dove il punto va bene a tutte e due, come due squadre che si stanno salvando e hanno bisogno di tutte e due un punto, ragazzi, non faccio, cioè, meglio due feriti che un morto, è brutto dirlo, ma è così, pareggi e via, e salvi tutte e due. Chiaramente qua il punto è importantissimo per la Roma perché la Juve può anche aspettare, la Juve potrebbe anche aspettare, la Roma no. Questo punto per la Roma potrebbe essere veramente fondamentale, anche perché l'ultima c'è Lazio-Inter, andare a rischiare di rovinare tutto per loro sarebbe un peccato, quindi assolutamente credo che alla fine verrà fuori il pareggio e tutti saranno contenti, insomma così. Credo che questa sia la giornata dove la Juve alzerà, dove la Juve vincerà il trofeo, poi lo alzerà domenica prossima allo stadium. Però credo che assolutamente sarà la giornata probabilmente che assegnerà il titolo di campione d'Italia, matematicamente, anche se secondo me già ormai è quasi scontato la fine, visto che la Juventus comunque ha una differenza di reti enorme a favore. Ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento con i prossimi video del canale, ovviamente, che saranno ancora tanti, perché comunque, insomma, anche questo weekend di partite, cioè di piatti gustosi ce ne saranno, al di là degli anticipi, ma c'è anche l'ultima giornata di Serie A femminile con la corsa tra Juventus e Brescia, che potrebbe non bastare per né una né l'altra per chiudere il campionato, perché si potrebbe chiudere in un eventuale spareggio. Però quello che è certo è che Juventus-Brescia, cioè Juventus e Brescia si giocheranno l'ultima giornata di campionato e vediamo se magari si chiuderà qua o no. Poi ovviamente che vedremo anche, parleremo anche di altro, tra cui assolutamente, come detto, l'ultima giornata di campionato sicuramente. E avrà un ruolo molto importante in questo fine settimana. Qua sotto, come sempre, avete visto, c'è il link di maglie calcio a basso costo per chiunque si è interessato a comprare una maglietta di calcio. Attenzione, sono bellissime, sono perfette e assolutamente con quel codice FuoriRosa.tv avrete il 10% di sconto. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!